Buonasera, ben ritrovati alla Domenica Sportiva. Si sente già in sottofondo la voce di Bruno Pace. Abbiamo capito che è tornato dopo una breve assenza. Sì, ma sono contento di essere tornato. Mi fa piacere rivedere te, rivedere la Domenica Sportiva. Anche a noi tutti. Bene, con te e con gli ospiti ci vedremo tra pochissimo. Prima rispettiamo la scaletta della nostra trasmissione. Vediamo i gol in musica questa sera dedicati alla Serie D. Antonio D'Ottavio li ha montati per noi. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. My eyes are off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Bene, noi torniamo a salutarvi, ben ritrovati, salutiamo i nostri ospiti, Bruno Pace, ciao, amico e presenza fissa della Domenica Sportiva, ben ritrovato Bruno, poi abbiamo un allenatore, Gerry Berardi, ex giocatore del Pescara, ciao Gerry. E abbiamo per la prima volta alla Domenica Sportiva Maurice Molinari, buonasera. Procuratore federale ed ex collaboratore del Teramo Calcio, buonasera. Buonasera. Ci occuperemo di pallamano, in particolare della Farma Più Città Sant'Angelo con Francesco Rigante. Ciao Francesco, buonasera. Benvenuto, ci parlerai di questo big match in cui avete sfiorato il colpo ieri con il Carpi. Parleremo di molti sport, è una domenica particolarmente ricca questa, ma non possiamo mostrarvi le immagini di Pescara Cagliari prima del 23:30, quindi arriveremo a questo orario parlando comunque del pareggio di oggi dei biancazzurri e vedendo i risultati e le immagini di tante altre discipline sportive. Come sempre siete invitati a intervenire alla Domenica Sportiva attraverso il nostro indirizzo email domenicasportiva@rete8.it, ecco, lo vediamo qui in sovraimpressione e anche con la nostra pagina Facebook, il profilo Facebook di Rete 8 Sport. E adesso andiamo a riepilogare i risultati della giornata in Serie A. Vediamo la grafica della quindicesima giornata, Chievo Genova. Fiorentina Palermo che è in corso e siamo sull'1-1, Juventus Atalanta 3-1, Lazio Roma 0-2, Milan Crotone 2-1, Napoli Inter 3-0, Pescara Cagliari 1-1, Sampdoria Torino 2-0, Sassuolo Empoli 3-0, Udinese Bologna da disputare. Vediamo la classifica. Juventus 36, Roma Milan 32, Napoli Lazio Atalanta 28, Torino 25, Sampdoria 22, Inter 21, Fiorentina 20 insieme al Cagliari, Genova 19, Chievo 18, Sassuolo 17, Bologna 16, Udinese 15, Empoli 10, Pescara 8, Palermo e Crotone 6 punti. Vi ricordiamo che le immagini e il servizio su Pescara Cagliari lo vedremo alle 23:30 ed ora la parola a Bruno Pace per il suo pagellone.
Eccolo Bruno, per te. Sì, Pescara 6, c'è un saluto, Pescara 6 va bene, d'accordo, perché alla fine ha preso questo punto, però insomma un 6 va bene, è una cosa normale. Poi? Chi c'è? Allora, sì, voi, Bruma, dire, sì, non perché... vuoi dire niente di più su questa sufficienza che ha dato al Pescara? No, 6 va bene, perché sennò si montano la testa. Ma 7 per Gaston Brugman va bene, perché nel caos generale che c'era in campo, perché questa è un po', purtroppo è stata la risultanza, e lui ha cercato di tenere sempre una linea corretta, ordinata, tecnicamente buona, per cui mi è sembrato il migliore. Insieme magari anche a Pepe, volevo mettere Pepe, che gioca, ha rigiocato centravanti, prima punta, dopo credo una quindicina d'anni, Moris, mi pare, stava con te, quindi insomma, adesso è ridiventato... Si adatta un po' a fare tante cose. Prima punta, però ha tirato due sciabolate belle a fil di palo e tutto quanto, e quindi insomma si è impegnato abbastanza. Ritorniamo al solito discorso, quando Pepe e lo stesso Aquilani sono venuti in condizioni precarie, dovevano ricostituirsi, se si può dire così, ma questo non se lo può permettere il Pescara, che ha bisogno invece immediatamente di realizzare posizioni buone. E quindi comunque Pepe ha fatto vedere ancora una volta che ha delle buone qualità, ma deve essere supportato anche dagli altri. Poi chi c'è? Pepe? Poi andiamo alla migliore squadra della Serie A. E che abbiamo detto? Che avevi individuato la migliore squadra della Serie A, che vediamo qui è la... Ah no, la Roma, sì, anche le componenti psicologiche di una partita del genere, perché sai, con la Lazio, il derby, sono quasi a pari punti, erano quasi a pari punti, un punto avanti la Roma, per cui insomma è una vittoria che porta la Roma anche ad acquisire una personalità ben precisa e essere anche forse la prima rivale per una Juventus che insomma sta 4 punti avanti, quindi va bene così. Ma... Roma 8, io 8, 7, però 8, vabbè, dai. E poi abbiamo il miglior giocatore della Serie A secondo Bruno Pace in questa giornata. Sì. La Padula, beh, la Padula, perché questo è un fenomeno, francamente vedi questo sacchiotto gobbo brutto, pieno di cose. Cioè, brutto poi non è. Dai. No, con le gambe così, vabbè, questo adesso le donne magari giudicano un altro modo. Mi sembra brutto, un po' ingobbito, delle cosce fortissime, però è altamente positivo. Questo ha fatto 4 gol in 3 partite, gioca ancora per il Pescara, perché ha fatto dei gol all'Empoli, ha fatto dei gol oggi a squadre nostre concorrenti, al Crotone eccetera, ma poi è uno che non demorde mai. Io ho fatto il calciatore anch'io, avessi avuto la metà della sua grinta, del suo carattere, avrei fatto molto di più. Questo non lascia una palla, il rigore l'ha fatto sul suo intervento, va a cercare proprio e poi è uno dei pochi attaccanti che picca i difensori, e poi da figlio di buona donna qual è, va a riprendere, lo saluta, gli darei un gancio, sapete, per dire. Però è una cosa altamente positiva, ha tolto il posto a Bacca, che è un nazionale colombiano, anche insomma, se non piace tanto, dicono, non piace tanto all'allenatore, a Montella. Però la Padula, insomma, questa ha fatto 2 partite e mezzo, ha fatto 4 gol, insomma, e oggi neanche si è fregato, lui si era preso il pallone per tirare lui il rigore, non so se avete visto, neanche che un rivale attaccante gliel'ha tolto, ha tirato lui e poi non ha segnato, insomma, però lui ha messo a posto le cose a 2 minuti dalla fine facendo un gol di destro, mi pare oggi, no? Dite, perché lui caccia, adesso io ho un mio giocatore di Smister, io sono ambiguo, voleva dire che era ambiguo. Io ho detto con te vinceremo il campionato a morte. E la Padula che continua comunque a segnare anche per il Pescara, perché ha segnato il Crotone col Palermo, anche col Palermo l'avevi detto? No, col Palermo deve giocare ancora. No, quando ha segnato col Palermo. Con l'Empoli, con l'Empoli domenica scorsa ha fatto 2 gol, sì. E oggi il 6 novembre ha segnato. Palermo ha segnato oggi, ma lui no, ha segnato la Padula col Palermo. Col Palermo nel 6 novembre si è giocata la partita. Ah, quello bellissimo. Vabbè, scusami, Sei inebriato dalla Padula, insomma, sì, ti piace molto questa giocata. No, inebriato, e uno non gli davo tutta questa capacità, ecco.
perché lo vedevi così, poi veniva da una categoria inferiore, veniva dal Teramo, con tutto il rispetto, ma prima aveva giocato in Slovenia, cioè era uno così, non segnalato, e invece a 26 anni questo si è scoperto un giocatore in area di rigore. Bella, è proprio questo, bello. Che ci sono giocatori che... Ci sono giocatori che vengono fuori anche quando non te l'aspetti, insomma, così... Morris e Carrozzieri però facevano una coppia là dietro, a centimetri eravamo campioni, con Graziani direttore, sì, sì. Amici, vabbè. Una digressione sulla... E poi parleremo con Morris anche di questo. Gerry Berardi, quanto fa bene questo punto al Pescara? Tantissimo, dopo sei sconfitte, mi sembra, sì, no? Sei sconfitte consecutive, punto è importantissimo, più la coppa, anche perché sotto nessuno fa punti, quindi è importantissimo. Certo, il problema c'è sempre, non è che oggi la partita è stata un po' particolare, perché comunque la squadra avversaria giocava uno in meno, quindi anche un po' difficile, perché comunque giocare in 10, Cagliari si è chiuso tutti là dietro, non è stato nemmeno facile, insomma. Delle volte è meglio giocare 11 contro 11, o no, mister? Sì, anche perché quelli del bravo. Erano alti 5 metri e i nostri, io vedevo dei tutti cross, Bonali, Caprari, di testa. Non è stato facile, però l'impegno è stato veramente massimale, sì. Quindi è importantissimo questo punto a livello morale. Maurizio, vogliamo parlare del Teramo che è andato a espugnare il campo di Forlì, ultima in classifica, però comunque una risposta alla sconfitta Sì, assolutamente, anche perché non è mai facile, anche in un periodo del genere, insomma, andare a vincere fuori casa è un bel colpo, soprattutto a livello morale, direi, visto il periodo che stanno attraversando, quindi... un buon punto di partenza, insomma, per riprendersi. Ha preso anche, ha raggiunto squadre come l'Ancona, insomma, adesso che abbia 17 punti, mi pare. 16, sì, tra poco vedremo la classifica. È una squadra che ha ripreso respiro, perché stava lì nei bassi fondi, insomma. Diciamo che è iniziata oggi la scalata. Beh, sì, stanno ancora lì perché insomma, perché visti gli alti e bassi che ci sono stati da inizio campionato, insomma, bisogna sempre tenere le orecchie dritte. Quindi prima di dire che la squadra si è tirata fuori da quel gruppone, insomma, io aspetterei. Comunque anche sta venendo fuori questo ragazzo che è del Pescara, Boulevardi, ha già fatto 4 gol. E poi Boulevardi è già da inizio anno che si è messo in evidenza. Si sta facendo molto bene. Conosci anche la Padula? Sì. La conosci bene la Padula? La Padula secondo me è un giocatore che è maestro nel guadagnarsi la pagnotta, perché lui parte sempre in seconda, terza fila, ovunque va. Non è mai la prima donna, però poi ci diventa. Questo vuol dire che ha un carattere, una fame che è veramente difficile da trovare. Naturalmente vi invitiamo a scriverci domenicasportiva@rete8.it, indirizzo email e profilo Facebook di Rete 8 Sport. Avete anche voi voce nella nostra trasmissione. Francesco Rigante, perdere ai rigori con la capolista è comunque una sconfitta onorevole. Sì, è una sconfitta onorevole, soprattutto perché comunque il Carpi è un'ottima squadra e l'ha dimostrato durante tutto l'arco del girone di andata, anche se c'è il rammarico di aver gettato una partita nei secondi finali, perché il vantaggio era nostro e buttare una partita negli ultimi 5 secondi, mi pare, non è facile da digerire. Mila, comunque, tornando al Pescara, è importantissimo questo pareggio, perché ha interrotto la serie negativa di tutte quelle partite perse. Ma io adesso siamo stati un po' tutti nell'ambiente, e riprendere il lavoro, gli allenamenti, certo, con un risultato positivo è una cosa. Andare sotto un fardello di 8 sconfitte così sarebbe stato. E ho visto anche dalle interviste che anche Otto era soddisfatto per questa situazione. No, è il punto in sé che è importante assai, considerando anche che stanno perdendo, tranne le il Palermo pareggiato, tutte le altre tre squadre competitive, cioè è molto importante. Ma poi è venuto proprio alla fine, quindi ancora... Però insomma c'è una squadra che manca ancora tanto, manca. Certo. La fase difensiva è quella che è, l'attacco gioca Pepe centravanti, insomma bisogna
adesso da accumulare più punti possibili per arrivare a gennaio, certo, per chiudere certe situazioni che non ci sono. Un abbraccio al mitico Bruno Pace, da tanti sinceri amici di Teramo, firmato Vincenzo. Hai dei fans a Teramo? Ah, perché i tuoi fan hanno risato a me, perché sì, sabato scorso mi hanno invitato a Teramo i vecchi, un'associazione di sportivi, i vecchi giocatori del Teramo, erano 150, più insomma i dirigenti, eccetera, dedicandomi una cosa, insomma, sportivo abruzzese, non so, una cosa del genere. E allora siamo fatti una mangiata straordinaria, perché là si mangia bene, si mangia bene, eccetera. E poi abbiamo ricordato tutti quanti che ci conoscevamo di vista, ma chi un po' con un po' di pancetta, chi con la gamba un po' zoppa, chi di qua di là, abbiamo fatto una rimpatriata. Insomma, A te com'è andata? A te com'è andata? Io faccio finta di star bene, però sono stato operato all'anca, ma ringraziando Dio posso fare dei cross, non tiro in porta, ma faccio dei cross che sono meno impegnativi. E a mangiare come te la cavi, insomma? Bene, mangiare bene. Una email da un telespettatore, Franco, riferita al Pescara: non siamo riusciti a vincere la partita nonostante si sia giocato per oltre un'ora con un uomo in più, grinta e gioco non bastano, questi sono i nostri limiti. Gerry, vuoi commentare? Beh, come dicevo prima, è vero, però la squadra del Cagliari si è chiusa tutti dietro, ha formato delle linee difensive, non è stato facile, anche perché il Pescara fisicamente comunque è una squadra che non ha questi giganti davanti, quindi si fa fatica, insomma. Ce l'hanno messa tutti, anche l'allenatore, ho visto che è rimasto molto contento, insomma. Certo, si deve fare di più, se no non è che si può. Comunque, si torna martedì all'allenamento con un altro spirito, certo, rispetto a una sconfitta, sarebbe stata veramente dannosa proprio sul piano mentale, psicologico. E poi c'è una partita molto importante per la salvezza adesso per il Pescara. È una vittoria, perché aver recuperato una partita così dopo 7 sconfitte, eccetera. Vedrai che giovedì, anche stasera, stanno scherzano, ridono, si sono tolti un fardello Milan, che sennò diventa troppo pesante. C'è una domanda per Morris Molinari, chiede un telespettatore che si chiama Giacomo: quanto stanno pesando gli infortuni sul rendimento del Teramo? A mio avviso potremmo andare molto meglio. Sì, beh, non ci si può sempre fermare agli infortuni, insomma, gli infortuni ce l'hanno chi più chi meno, ce li ha tutti. Teramo è una squadra che è stata costruita, non dico nuova, però ci sono tanti elementi nuovi che si dovevano inserire e capire bene l'ambiente. È chiaro che il tempo sta andando avanti e i tifosi vorrebbero qualcosina in più, però io sono abbastanza fiducioso, perché poi vedi prestazioni come quelle di oggi, ma anche come quelle di Reggio, mi sembra che ha fatto un'ottima partita e quindi possono veramente far sperare bene. Francesco, a te possiamo fare una domanda sul Pescara, perché sei un grande tifoso, e il Pescara che deve arrivare più veloce possibile e nel migliore dei modi a questo appuntamento con gennaio per i rinforzi. Secondo te cosa può fare il Pescara in queste 3 partite che mancano? Io, vivendola un po' da tifoso in prima linea, diciamo, penso che Pescara innanzitutto è stato tanto sfortunato. E poi, secondo me, la cosa che manca a questa squadra è quel pizzico di cattiveria in più nel buttare la palla dentro. Però sono convintissimo che ci salveremo facendo tutti gli scongiuri del caso. In queste 3 partite dimostreremo che comunque. Guarda, noi... quando non c'è una quadratura tattica di un problema, si parla sempre di sta cattiveria. E io fino a un certo punto, sì. È come se uno, insomma, prende un ergastolano, è cattivo, per sì. Dire. No, il problema è secondo me è un altro. Intanto i punti non tradiscono. Noi su 45 punti ne abbiamo fatti 5, perché mi pare
13 per quanto fa? 45, sì. Pare, no? Ne abbiamo fatti 5. E in più abbiamo subito tanti quegli infortuni, ma infortuni che non è che sono maturati sul campo, è gente che è venuta impreparata, e sì, questo è il problema grosso. Adesso noi dobbiamo andare a gennaio a prendere giocatori, non da gli stessi Aquilani e Pepe, che sono molto quotati come giocatori, stavo per dire ex giocatori, no, come giocatori eccetera, però ci volevano 2 o 3 mesi per mettersi in condizione, ma noi dobbiamo prendere gente già pronta, vogliamo dire. Allora sì che ci possiamo salvare con la concomitanza delle altre 3 squadre che come noi a Napoli. Si parla di Giannetti e Avenatti, come li vedi questi 2 possibili? Avenatti è un buon giocatore, a Ternana è alto, è un uruguaiano, credo è bravo di testa, di petto, è uno eccetera, però qui intanto è la Serie A. E poi Giannetti del Cagliari. Pure Giannetti è molto vivace, cioè, ma non dà peso specifico all'attacco. Io vedrei più, per esempio, ma non so se si può prendere un Paloschi, si chiama così, no? Paloschi, oppure l'altro, il compagno suo, sempre del, come si chiama? Piniglia. Piniglia. Giocatori che ti garantiscono almeno fino a anno quei 6-7 gol che poi, mettendoci la squadra attorno con una certa attenzione, eccetera, possono essere determinanti, capito? Certo. E poi bisogna. La Serie A è un'altra cosa, la Serie A la conosce il Chievo, la conosce l'Atalanta, la conoscono queste squadre qui. Prima bisogna impostare un blocco centrocampo, difesa, centrocampo, certo. E poi si fa fare i golletti che si possono fare. Ma guarda quanto è stato importante il pareggio di oggi. Noi dobbiamo perdere partite perché non possiamo in Serie A attaccare a ruota libera in questo modo. E un punto qua, un punto là, noi saremmo 4-5 punti avanti. Invece abbiamo perso delle partite per la pretesa di andare a fare il gioco. Ma il gioco che vuol dire? Dice che Pescara gioca bene con l'Inter, con la Juventus. Grazie, quelli ti fanno giocare e tu puoi esprimere la tua qualità tecnica, eccetera. Ma così non gliela fai, poi senza avere un punto di riferimento, un attaccante che ti possa. E poi in Serie A abbiamo una difesa che ha preso dei gol che c'è da vedere, con tutto il rispetto, non voglio. Io sono contento oggi, sono contentissimo perché questo punto per me è molto importante sul piano psicologico. E buonasera, scrive Domenico Rabuzzi, ero allo stadio e ho visto un ottimo Pescara. Penso che siate d'accordo più o meno con questa. Io ottimo non l'ho visto, ho visto un buon Pescara che ha messo tutta l'anima possibile nel secondo tempo contro una squadra che però era rimasta in 10, però insomma un buon Pescara che spero diventi un discreto Pescara che spero diventi buono e poi ottimo per potersi salvare. Andiamo a vedere la vignetta del nostro Nico Labano, sigla. Sono un po' cattivo. E Nico, simpatico come sempre, per il pennarello irriverente, ha realizzato questa vignetta con Sebastiani Oddo, la carica degli 11, che sarebbe una parodia alla carica dei 101, perché Oddo in settimana aveva detto voglio vedere la squadra come dei cani, voleva vedere come dei cani in campo. Questa espressione, Morris, come l'hai trovata da parte dell'allenatore? Era eloquente questa? Sì, è chiaro che lo spirito di una squadra che si deve salvare deve essere questo, infatti. Io non vorrei che ci si culli un po' troppo sull'aspetto bel gioco, calcio spettacolo, la squadra deve essere, questo succede un po' da inizio stagione, no? Il Pescara gioca bene e va tutto bene comunque, a questa squadra secondo me manca, ci sono delle certezze perché sono i giocatori Memushai, Verre, Caprari, però ci sono anche tante incognite arrivate quest'anno, i vari Manai, Baybeck, John Berg, lo stesso Coda, no? Troppe incognite, no? Che hanno messo in difficoltà poi la squadra. E secondo me ci manca un po' di fisicità, perché tu vai a vedere partite non dico abbordabili, però che ti vai a giocare il campionato come Chievo, anche lo stesso Empoli, hai subito anche a livello
a livello fisico hai subito, quindi ci manca un po' di peso proprio fisico, forza fisica. Poi, infatti, tutti poi i cross di oggi vendevano loro, tutto 1,90. Io penso anche l'anno scorso, è un po' la fotocopia dell'anno scorso, le squadre che sono andate su, Carpi, Frosinone, hanno avuto difficoltà perché hanno tenuto la squadra dell'anno prima. Invece il Cagliari, che diciamo, ha fatto degli acquisti importanti, tipo Boriello, che fa la differenza, anche qualche altro. Certo. C'è un infortunato, c'è Giao Mario. Infatti sì, anche già l'anno scorso aveva una rosa abbastanza forte. Insomma. Sì, era già più pronto, forse già pronto. Come organico il Cagliari forse era sì, più pronto per la Serie A. Comunque ci piace molto questa vignetta, facciamo di nuovo i complimenti a Nicola Abano per aver così scherzato su questa affermazione di Oddo prepartita. Erano abbastanza cani, tra virgolette, oggi i giocatori, Francesco? Sì, in senso positivo. Il secondo tempo, sì. Bene, noi adesso andiamo a dare uno sguardo alla Serie B, perché c'è la pubblicità. Allora, tra poco torneremo con la Serie B, ma vi ricordiamo che alle 23.30 potremmo vedere il servizio su Pescara Cagliari. A tra poco. Siete tornati alla Domenica Sportiva, vi ricordo che aspettiamo le 23.30 per vedere il servizio su Pescara Cagliari, questa è un'imposizione dovuta alle regole sui diritti televisivi, e ci occupiamo velocemente di Serie B, vediamo i risultati e la classifica insieme al nostro regista Dino D'Angelo, ricordandovi che Benevento Cesena è il posticipo di domani alle 20.30. Diamo un'occhiata: Avellino Ascoli 1-2, Bari Salernitana 2-0, Cittadella Spal 1-2, Latina Virtus Entella 1-1, Novara Vicenza 2-1, Pro Vercelli Pisa 0-0, Spezia Frosinone 0-0, Tornana Brescia 1-0, Verona Perugia 2-2, a Trapani Carpi batte Trapani 1-0. La classifica: in testa il Verona con 34 punti, Frosinone 32, Spal 29, Benevento e Cittadella 28, Carpi 27, Perugia 26, Virtus Salentella 25, Bari Spezia 23, Novara Brescia 21, Latina Pisa Ternana 19, Ascoli Salernitana Provercelli 18, Cesena Avellino 16, Vicenza 15, Trapani 11. Quindi in testa alla classifica c'è un duello a brevissima distanza tra il Verona e il Frosinone. Il Frosinone al decimo risultato utile consecutivo, merita la vetta questa squadra, Gerry? Beh, io sono di Frosinone, quindi tifo Frosinone. Certo, cioè, ha quasi la stessa squadra dell'anno scorso, anzi ha cambiato allenatore, ha fatto qualche acquisto ancora, quindi secondo me è una delle favorite insieme al Verona. Le due squadre retrocesse stanno lì, insomma. C'è il Benevento di Baroni, però, che ha una partita in meno, ha 28 punti, insomma, sì. Potrebbe anche il Carpi sta risalendo, insomma. Quindi Pasquale Marino sta facendo molto bene a Frosinone. Poi ci sono delle vittorie esterne oggi di Ascoli, Spal e Carpi, che sorprendono, mettono un po' in discussione i vantaggi del fattore campo. Bruno? Sì, vabbè, ma adesso si gioca, le squadre giocano tutte, insomma, a quei livelli lì, quelle più alte, giocano tutte aperte, e, insomma, il fattore campo non ha lo stesso peso di una volta, quando gli stadi erano tutti stretti, allora ti sentivi i tifosi addosso, qualcuno con l'ombrello a punta cercava, non so, per dire. E adesso sono squadre che giocano normalmente senza vedere in casa o fuori casa, insomma. E vediamo anche l'Avellino che non è riuscito ad evitare la sconfitta nonostante Novellino. Sì. Ecco qui, terz'ultimo, una posizione pericolosa per questa squadra. Gerry? Il campionato di Serie B è un campionato difficile, insomma. Se si parte male poi è sempre difficile risalire, si prova, si cambia il tecnico, insomma, però non è facile, insomma.
anche se ancora, diciamo, è lungo il campionato. E l'ambiente là è pesante, certo. io l'ho allenato l'Avellino, c'è il clan dei macellai, chiamano, dei tifosi, e quindi macellai nel senso che... Macellai non nel senso che vengono a macellare, avevano proprio un'attività di carne. E c'era il presidente Sibiglia, un grande personaggio, faceva... Ma c'è che cavolo è, insomma, eufemismo, non faceva mai inutile alla porta, faceva lui, no? Ha detto, vedrai che adesso tireremo, e cioè, tira, perché mo mi sono rotto, no? E così. Poi però era generoso, era un padre di famiglia, se le cose andavano bene e ti fa, era generoso, eccetera. Quando andavano male te le riprendeva con gli interessi, però, diceva al segretario, passavonte, non pagare nessuno perché hanno fatto schifo, oggi, allora, e ti riprendeva quello che ti aveva dato... Era difficile. Anche su di te, anche il tuo stipendio è stato trattenuto per... Sì, insomma, non mi ha pagato dei premi alla fine, non diremmo mai la porta, cioè, però altre volte ti dava di più di quello che era pattuito, perché era fatto così. No? Uh-huh. Una volta gli dice, come è andato? Lui era un grande giocatore di carte, no? Come non giocava, c'era una partita e lei a poker, alla telesina, così. Ma guardava da capo a piedi, ma scriveva, e poi ha detto... Porta i rinforzi da Pescara. E dire, i tuoi soldi non sono sufficienti per giocare contro di me. Porta, era un grande personaggio. Se ci fosse stata la televisione come c'è adesso, lui, Pugliese, Oronzo Pugliese, sarebbero stati tra le prime donne della televisione. Grandi personaggi. Sempre in Serie B, per chiudere il discorso, tornerà a vincere il Trapani con Calori, Morris, visto che è stato sacrificato. Vedo il Trapani in netta difficoltà. 11 punti. Non è messo benissimo, lì dovrà lavorare un bel po' Alessandro, quindi... l'Avellino e la Salernitana hanno cambiato entrambi, tutte e due perso. Vedo molto bene in risalita la SPAL, che è andata a vincere a Cittadella, e mentre Verona e Frosinone secondo me hanno due attaccanti che farebbero comodo anche al Pescara. Terza in classifica la SPAL, sì, che sono Ciofani e Pazzini. Sono due giocatori che farebbero molto comodo. Hanno sempre fatto i gol. Allora, adesso ci trasferiamo nel campionato di Lega Pro per approfondire il discorso Teramo. Vediamo il risultato, il quadro dei risultati. Albino Leffe Lumezzane 2-0, Fano Venezia batte Fano 0-1, Feralpisalo Ancona 0-0, Forlì Teramo 0-2, Gubbio Reggiana 2-3, Maceratese Sud Tirol 1-2. Mantova Sant'Arcangelo 3-1, Padova Pordenone 3-4, Parma Bassano 1-1, San Benedettese Modena 1-1. La classifica? Pordenone e Reggiana 33, Venezia 32, San Benedettese 29, Padova Gubbio 28, Bassano 27, Parma 26, Feralpi Salò 25, Albino Leffe 24, Sant'Arcangelo 19, Sud Tirol 18, Teramo Ancona 16, Lumezzane 14, Fano 13, Maceratese e Modena 12 insieme a Mantova, Forlì 9 punti. Bruno? Il Teramo oggi, dicevamo, un buon passo avanti in classifica, sì. Si tratta soltanto di tempo per il Teramo, è una squadra ma che il Teramo può arrivare, secondo me ha subito due traumi, due shock in questi anni passati. Uno, avevano due attaccanti come la Padula e Donnarumma, avevano fatto 35 gol in due, mi pare, una cosa del genere. E poi quella maledetta retrocessione quando la squadra era già in B, quindi anche il pubblico adesso aveva acquistato dei quarti di nobiltà con queste situazioni qua e non accetta più una squadra che insomma fa quello che deve fare, ma è difficile adesso vincere per tutti quanti. Però secondo me ha dei giocatori che possono portare il Teramo un pochino più in alto di quanto sia adesso. Insomma. Sansovini per esempio? Pronto. Sansovini. E lo stesso Boulevardi, un giovane del Pescara, l'abbiamo detto prima, che però è in continua crescita, ha già fatto 4 gol, oggi pure ha segnato, e ha dei buoni giocatori, anche in difesa, i centrali, tutti quanti, però
sono un po', cioè, non segnano, pensano tutti alla vecchia squadra quando c'era la Padula, quando c'erano Donnarumma e questi giocatori qua. Morris Molinari, tu che ricordo conservi di questa tua esperienza a Teramo? Ma è un'esperienza per me che mi ha fatto crescere, è stato un anno molto particolare perché è proprio arrivato dopo la retrocessione, no? Quindi veramente un periodo molto difficile per tutti, dai tifosi alla società, molto difficile secondo me anche per i giocatori soprattutto, che hanno subito un trauma importante, trovarsi da un giorno all'altro dal sogno Serie B a trovarsi di nuovo a lottare nei campi di Lega Pro. Quindi secondo me l'anno scorso è stato fatto un'altra bella impresa, perché non era semplice mantenere un gruppo saldo come l'anno scorso e riuscire a portare a casa una salvezza. Forlì Teramo nel resoconto di Massimo Profeta. Lo stadio Morgagni di Forlì si conferma campo amico. Due anni fa la Padula firmò la vittoria biancorossa, blitz griffata oggi da Boulevardi e Carraro, partita di sostanza del Teramo che sa quel che vuole, fa quel che sa senza troppi inutili svolazzi. Nofri rilancia Caidi nel cuore del reparto arretrato, soprattutto Boulevardi, anima della squadra, e Carraro cui affida le chiavi del centrocampo davanti di Paolo Antonio e Petrella a sostegno di Marco Sansovini. Forlì ultimo in classifica, ma in serie utile da tre partite, una vittoria, l'unica finora centrata, e due pareggi. Classifica alla mano e uno scontro salvezza che i biancorossi risolvono nel primo quarto d'ora. A dire il vero ci mette molto di suo il portiere romagnolo Turrin, clamoroso l'infortunio sul destro, tutt'altro che irresistibile, di Boulevardi. Quarto sigillo in campionato per il centrocampista classe 95 di proprietà del Pescara, al 14° raddoppio. Gioiello di Federico Carraro, prodezza balistica, grandastro che incenerisce Turrin. Prima gioia con la maglia del Teramo per il 24enne centrocampista ex Pavia, cresciuto nella Fiorentina. Biancorossi ancora pericolosi con Di Paolo Antonio, attento questa volta a Turrin. I romagnoli si destano, salvataggio di Tommaso Dorazio sulla linea, come un gol fatto, quindi conclusione a giro di Spinosa. Splendido l'intervento del rientrante Rossi, che in avvio di secondo tempo si ripete dimostrando grande reattività su questo tiro in corsa di Cappellini. Rossi poi strepitoso su Parigi, riflesso a dir poco prodigioso. Finisce così 2-0, quarta vittoria stagionale, seconda esterna, senza dubbio pesantissima. E il posticipo di Serie A va avanti 2-1 per la Fiorentina. Bruno Corini sulla panchina del Palermo. No, diciamo Zamparini sulla poltrona di presidente, perché poi Corini adesso è niente. Magari richiama, come si chiama il primo, quello pelato? No, Babacar, l'allenatore del Palermo. Babacar ha segnato, ok. Per il Palermo. Comunque a noi va più che bene, perché sì, oggi delle quattro squadre, dei quattro moschettieri, noi siamo gli unici che abbiamo preso un punto, perché la Fiorentina sta vincendo, ha perso il Palermo. L'Empoli, sì. E ha perso anche il Crotone. Quindi voglio dire, dei quattro si parla, adesso si parla così, sperando che Pescara venga fuori, ma non è facile, una specie di mini torneo a quattro che comprende anche il Pescara. Ecco, delle concorrenti del Pescara, tutte e tre hanno perso, perlomeno il Palermo sta perdendo, e noi invece abbiamo fatto un punticino che può diventare, come diciamo, molto importante. Volevi dire prima che Zamparini ha fatto male a esonerare De Zerbi dopo sette sconfitte consecutive per il Palermo. In 10 anni Zamparini ha allenato De Zerbi, perché lui aveva suggerito a De Zerbi di far giocare la squadra titolare in Coppa Italia il mercoledì. Invece De Zerbi non l'ho ascoltato e ha fatto giocare quelli che non giocavano. Si è perso, e allora lui lo ha, perché si è sentito lesa maestà, colpito, capito? Zamparini, guarda, io ho avuto dei presidenti, ho avuto Massimino di Catania, ho avuto Luciani di Francavilla, ho avuto ad Avellino Sibiglia, ne ho avuto un altro, ma non mi ricordo.
Mi manca solo Zamparini. Zamparini. Però non ho la quotazione per il Palermo né per Zamparini, quindi non mi capita, però né per l'età. Però voglio dire, sono presidenti insomma particolari, difficili. De Zerbi è durato pure. De Zerbi è durato anche abbastanza. Anche molto, però, durato 7-8 partite. Ma perché c'aveva un contratto? Visti i risultati. Sì, aveva una penale il Palermo di 500.000 sì. euro in caso di esonero. Di esonero. E 7 sconfitte consecutive però per il Palermo, insomma. 7 sconfitte. Sì, questa volta forse Zamparini. Più una in Coppa Italia, quindi sono 8. Un po' come noi. Noi eravamo 7. Prima di oggi eravamo 7 sconfitte più una in Coppa Italia. Comunque. Ecco, vediamo la classifica aggiornata dopo la conclusione del posticipo. Ecco qui la Fiorentina che va a 23 punti, il Palermo ultimo a meno 2 dal Pescara insieme al Crotone. Questa Roma può raggiungere la Juventus secondo voi? 4 vittorie consecutive per l'11 di Spalletti, può essere pericoloso per l'invincibile Juventus, Morris? Beh, la Juve ha già fatto 3 passi falsi, mi sembra, no? Uh-huh. Chissà se ne farà altri. È chiaro che la Roma deve alzare il ritmo, soprattutto secondo me con le piccole, perché credo che sia il difetto un po' della Roma, che si adagia un po' nelle partite tra virgolette più abbordabili, mentre la Juve è spietata quando incontra le squadre di bassa classifica, anche se non riesce magari a esprimere un buon calcio, però alla fine vince sempre. E torniamo al Teramo, stiamo saltando di campionato in campionato. C'è una domanda per te, Morris Molinari, da Mauro. Chiede perché non collabori più con il Teramo e se secondo te la squadra ha bisogno di rinforzi. No, non collaboro più con il Teramo perché insomma è concluso il mio rapporto l'anno scorso, quindi ho preso un'altra strada. Rinforzi, credo che la squadra debba arrivare a gennaio cercando di fare più punti possibile, poi io penso che la squadra sia già ben allestita, abbia già un ottimo organico. È chiaro che devi giocare a questo punto per salvarti e per mantenere la categoria, se poi riesci a tirar fuori qualcosina in più meglio, però insomma bisogna tenere i piedi per terra e pensare, guardare dietro. E sicuramente può uscire qualcosa di buono. Il Teramo con questo appuntamento che lo aspetta anche in settimana, perché c'è il turno infrasettimanale di campionato e i biancorossi affronteranno la Maceratese alle 14.30 mercoledì. È lanciato verso un nuovo successo l'11 di Nofri? Ma sì, ci sono tutti i presupposti e bisogna continuare su questa strada. La squadra dimostra che è viva, la squadra dimostra che ha tutte le carte in regola per fare bene. Preoccupano un po' gli alti e bassi perché ci sono un po' troppi picchi. Però sono gli episodi, è un bel vantaggio partire con una cappellata di genere del portiere. Questi episodi aiutano, insomma. Però magari in altre occasioni questi episodi ce li hai avuti però, contro. Insomma, ti aiuta a partire. È chiaro che nell'arco di un campionato, secondo me, si pareggiano e comunque gli episodi te li vai sempre a cercare, no? Sì, ma è meglio averli prima favorevoli. Certo. Ho fatto del pareggio, non mi ha mai convinto tanto, perché se magari prima li subisci 4-5... Sì, però che te li vai a cercare, perché se lì non hai il coraggio di andare a tirare in porta, no? Se non sei Spavaldo e c'hai la personalità per andare a tirare in porta, quel gol non lo fai, quindi te li devi cercare. E andiamo a rivedere il quadro dei risultati in Serie A perché si è concluso il posticipo, vediamo ancora con l'ausilio di Lino D'Angelo in regia, si è concluso il posticipo tra Fiorentina e Palermo, Palermo è rimasto a 6.
E mancano ancora due partite da giocare che si disputeranno domani, ricordiamo Chievo-Genoa alle ore 19 e Udinese-Bologna alle 21. Che cosa? Beh, torniamo a parlare del Teramo, ci scrive un tifoso che dice: oggi abbiamo avuto un portiere immenso e per metà il merito di questa vittoria è suo, Morris. Gioca col Teramo, no? Questo ragazzo, quindi fa parte della rosa, è stato scelto. E il portiere ha questo compito nei momenti di difficoltà, tirare via le castagne dal fuoco, quindi grande merito a lui, magari in altre occasioni non è stato fatto, quindi insomma non è un demerito questo, ecco, questo voglio dire, non è che cioè è normale perché, essendo un tesserato, certo. Sì, è chiaro che poi l'allenatore in settimana andrà a lavorare sul perché sono arrivate tutte queste conclusioni, sicuramente, anche perché giochi contro, non giochi contro una prima della classe, ma giochi contro l'ultima della classe che ti va alla conclusione diverse volte, quindi ci sono sicuramente dei difetti da correggere. Dopo tanto tempo è tornato Karkalis, meritava di giocare oggi, chiede Francesco. Tornato in panchina, ma... Sì, Karkalis è un giocatore, un ottimo giocatore, io l'ho visto diverse volte l'anno scorso e mi è piaciuto, è un giocatore molto ordinato, veloce, mancino, quindi è un elemento che va ad aggiungersi alla rosa e che insomma, se è sceso in campo insomma, sicuramente se lo merita. Bene, vogliamo chiudere per il momento il discorso Teramo con le pagelle. No, prima però volevo chiedere a Berardi un suo giudizio su questa squadra e dove secondo te può arrivare. Sinceramente Teramo non ho visto giocare quest'anno, però vedo che fa dei risultati, alterna risultati positivi e negativi. Io penso che il Teramo, come diceva il mister Pace, abbia subito questa fase qui della retrocessione e ha avuto questi problemi qui, però io penso e credo che il Teramo si possa salvare tranquillamente. Una domanda a Francesco, Sansovini a Teramo, come lo giudichi? Vabbè, Sansovini qui a Pescara è idolatrato, è il sindaco, esatto. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e a me fa enormemente piacere che comunque possa ancora competere in una squadra abruzzese e che possa rimanere qui, diciamo. E si sta rivelando un giocatore importante, essenziale per il Teramo, sì, Sansovini. Infatti ogni volta che segna, io vedo il Teramo, non lo seguo, però ogni volta che mi capita di vedere i risultati vado sempre a vedere se fa gol Sansovini, perché sono un suo tifoso. E assist importanti anche per Sansovini. E andiamo a vedere le pagelle di Massimo Profeta per quanto riguarda il Teramo. Allora, il voto che ha dato il collega Profeta al Teramo è un 7 per la prestazione che ha permesso oggi ai biancorossi di conquistare il campo di Forlì. Per quanto riguarda invece il migliore in campo, ha scelto lo stesso giocatore che è piaciuto a Bruno Pace, che è Danilo Boulevardi, ex Pescara. Ex L'Aquila, 7,5 per lui, è l'anima della squadra, cuore, dinamismo e quarto gol stagionale, sebbene con l'evidente complicità del portiere del Forlì, Turrin. Quindi è stato agevolato in questa azione vincente Boulevardi, però è un giocatore che ha la sua classe anche per questa categoria, Morris. Sì, è un giocatore che l'anno scorso l'ho visto un paio di volte. Mi era piaciuto proprio per il suo carattere, la sua voglia, la sua dinamicità. È un giocatore che non molla mai, un giocatore
intraprendente, quindi tutto quello che fa se lo guadagna. E vedo insomma che migliora di domenica in domenica e si sta mettendo in grande evidenza. Bello anche il gol di Carraro, però il sì, secondo gol. Sì, ha fatto un come Boulevardi ha avuto coraggio coraggio e fortuna nel fare il primo gol. Devo dire che c'è stato il secondo gol veramente da applausi, perché ha tirato una sassata sotto l'incrocio che era imprendibile, veramente, che nemmeno Rossi in giornata l'avrebbe presa, quindi veramente complimenti. E prima di trasferirci in Serie D, leggiamo delle email, un'email di un tifoso. Anzi, vediamo il profilo Facebook di Rete 8 Sport, così diamo voce anche ai tifosi che usano il social network. Gianni scrive: pareggio buono per il morale e per il futuro. Parliamo del Pescara, grazie alla Padula che ha fatto 4 gol con Empoli, Palermo e Crotone. Poi c'è Santino. Di La Padula abbiamo già parlato ampiamente, grazie Gianni per il tuo contributo. Ecco la foto bellissima che manda Santino, una riflessione, una simpatica annotazione: non si è ancora vinto, ma è un 1-1 che fa morale per continuare a credere alla permanenza. Senza attaccanti non si può segnare tanto ed in attesa di acquistarlo a gennaio, per adesso il centravanti del Pescara è l'ex La Padula del Milan. Ecco, giusta questa riflessione di Santino. Anche di questo abbiamo parlato, di come con le sue reti l'ex attaccante biancoazzurro stia continuando ad aiutare il Pescara. Chissà se lui è contento di questo, perché comunque avrà ancora un attaccamento a questa squadra che E lo ha qui si è lanciato rilanciato, lui si è rilanciato ad definitivamente. alti livelli qui, per cui era richiesto da parecchie squadre, tra cui anche la Juve, tra cui anche la Fiorentina, per quello Napoli, che Napoli, lo sento dire, tra i migliori, insomma. E adesso ci trasferiamo, ecco qui, vediamo la maglia numero 9 di La Padula che è stata immortalata da Santino, che ci manda sempre le bellissime foto. Ci va a vedere anche questa coreografia in Curva Nord di oggi, perché sono stati festeggiati i 40 anni dei Rangers, un momento importante anche per i tifosi, Francesco, è stata una bella festa in Curva Nord. Sì, diciamo che è la storia del tifo del Pescara, la curva. Quindi sì, è stata una bellissima giornata di festa di colori biancazzurri. Tu c'eri? No, oggi non sono potuto andare. Oggi eri stanco per l'impresa di ieri, ti sei Sì, riposato. esattamente. Allora, ci trasferiamo, come abbiamo detto, in Serie D per vedere i risultati e le classifiche nei gironi F e G. Iniziamo dal girone F, soffermandoci sulle abruzzesi, arriva la grafica. Ecco qui Alfonsine Vastese 0-0, Castelfidardo San Nicolò 1-2, undicesimo risultato utile consecutivo per la formazione di Massimo Epifani. Che dicevi? 7, no, credo che siano 11 No, 11 con risultati. i pareggi, Ah, credo sì, ha 7 detto vittorie sì, di 7 fila. vittorie e 11 risultati utili Sì, consecutivi, sì, credo. totalizzando anche i pareggi. Poi Pineto Chieti 4-2, prevedibile questo successo del Pineto su un Chieti sempre più in difficoltà. Vediamo anche la classifica. Matelica ancora in testa con 30 punti, San Nicolò a un punto dalla capolista con 29, segue la Vastese con 28 punti e si fa vincente quello che sarà il prossimo turno infrasettimanale con Vastese e San Nicolò nello scontro diretto. E andiamo ancora avanti fino a trovare le altre squadre abruzzesi, il Pineto a 15 punti, mentre il Chieti un solo punto, ultimo in classifica, davvero un calvario il campionato dei Neroverdi. Ci trasferiamo adesso nel girone G, dove l'Aquila e Avezzano si sono distinte oggi. L'Aquila ha battuto la Nuorese con il risultato di 2-0, mentre l'Avezzano si è distinto in senso negativo perché è stato sconfitto pesantemente in casa dell'Ostia Mare 2-0. Vediamo la classifica. L'Aquila che sale, avanza verso le zone più alte della classifica, 27 punti insieme all'Arzachena, mentre l'Avezzano è a quota 19. Allora, cominciamo a vedere
Le immagini delle partite più significative di oggi, ci sarebbe da parlare anche di questo San Nicolò di Epifani, però ci soffermiamo sul derby di questa giornata tra Pineto e Chieti e poi vedremo il servizio sull'Aquila, l'Aquila Nuorese, vediamo. Al Mariani Pavone si gioca il primo atto di un trittico fondamentale per la stagione del Pineto. Intanto la società è al lavoro per puntellare l'organico a disposizione di Amaolo, che oggi deve fare a meno di Proietti e di Rosa. Il nuovo acquisto Mariani è nell'11 titolare, mentre Palumbo parte dalla panchina. In difesa rientra Stacchiotti in attesa di Pomante. Situazione ben più complicata in casa Chieti, dove i movimenti per il momento sono solo in uscita, ben 5 nelle ultime ore, compreso Capitan Viscido. Alessandroni resta in nero verde, almeno per il momento, e va in campo nel 4-3-3 schierato da Mariani. Ed è proprio il Chieti a passare in vantaggio per primo al 13° del primo tempo. Faella ruba palla da Sogni e si invola verso la porta avversaria, battendo Mazzocchetti sul secondo palo. Il vantaggio però traballa dopo 3 minuti, quando Carrione di Castellammare di Stabia assegna il penalty al Pineto per il fallo di Tuccia su Antenucci. È lo stesso attaccante che va dal dischetto, ma Capitan Ronchi lo ipnotizza e neutralizza il suo tentativo. Al 20° Ronchi è reattivo anche sulla conclusione insidiosa di Cacciatore. Al 32° arriva il pari del Pineto su calcio piazzato. La punizione di Cacciatore è deviata nel traffico dell'area. Ronchi è fuori causa e arriva il secondo centro stagionale per il numero 10, bianco-azzurro. Cacciatore protagonista ancora al 37°. Il suo destro al volo però è respinto da Ronchi in gran giornata. L'estremo nero-verde però non può nulla al 42° sull'ennesima conclusione di Cacciatore, che semina gli avversari in area e pesca l'angolo basso, portando in vantaggio il Pineto. 45 minuti da incorniciare per l'attaccante di Amaolo. La ripresa si apre con l'occasione per il Pineto al secondo, ad ispirarla è Cacciatore, conclusione di Cercelluti, ma il neoentrato Giacomozzi salva la porta di Ronchi. E lo stesso Cercelluti al quarto, che approfitta di un'indecisione difensiva nero-verde e con un tiro al volo sotto l'incrocio dei pali batte Ronchi, portando il parziale sul 3-1. Carrione di Castellammare assegna il secondo rigore di giornata, questa volta al Chieti per un tocco di mano di Pisani in area. Alessandroni non sbaglia e accorcia le distanze, 3-2. Ma il Pineto al 31° mette al sicuro il risultato grazie alla conclusione magistrale di Palumbo, direttamente da calcio piazzato, entrato al 10° della ripresa, che bagna così con il gol il suo esordio con la maglia biancoazzurra. 10 minuti più tardi l'ex Gravina prova a concedere il bis, ma tra lui e la doppietta c'è Ronchi che si salva con l'aiuto della traversa. E così obiettivo centrato per il Pineto, che conquista 3 punti fondamentali in vista del match con il Monticelli. Per il Chieti ennesimo KO e domani è in programma al Tribunale di Chieti una partita ben più insidiosa. Prova di grande personalità e concretezza dell'Aquila, che supera 2-0 una Nuorese in gran palla e si mantiene a 3 punti dalla capolista Rieti. Una sola novità nel 3-5-2 iniziale di Morgia: a destra gioca Arboleda con Diktevicius in panchina, Minincleri a girata mezzala pronto a dare manforte a Valenti e Russo. Al 7° grande chance per Valenti, che da buona posizione calcia al lato. La risposta al 10° con un insidioso tiro dalla distanza di Cadau, alto non di molto. Al 12° clamorosa chance per gli ospiti, Tuponi viene liberato sotto porta, bravissimo Farroni nella risposta bassa. Al 37° Minincleri fa una magia in area e viene steso da Cadau, calcio di rigore che egli stesso trasforma per il vantaggio dell'Aquila. Al 39° arriva già il gol del 2-0, dal piede della vista parte un tiro di rarissima bellezza, una gemma che trafigge Frasca, 1-2 micidiale dei rossoblù. Al 40° Sembroni salva così nei pressi della linea una situazione di grande pericolo. Si chiude un primo tempo intenso e godibile con l'Aquila in vantaggio per 2-0. Nella ripresa è la Nuorese a menare le danze con qualità e intensità. L'Aquila rintanata e pronta a ripartire. Non succede granché, ma Morgia non si fida e rinforza la mediana al 21° inserendo Bartoccini per Valenti. Al 24° Sardi vicinissimi al gol che potrebbe riaprire il match. Molino centra il palo direttamente da calcio di punizione. Risposta dell'Aquila al 26° con questo tiro centrale di Russo, debole. Al 30° standing ovation per la vista, sostituito da Brenci, è il man of the match. Al 34° altro pericolo per l'Aquila con la palla che danza pericolosamente sotto porta senza che nessuno riesca a spingerla in rete. Al 35° Russo aggancia bene in area, la sua girata carezza l'incrocio dei pali. Al 44° super parata di Farroni che nega a botti la gioia del gol. Finisce così dopo 3 pareggi, l'Aquila torna al successo, 3 punti importantissimi per mantenere la vetta a sole 3 lunghezze di distanza.
Bene, torniamo in studio con i nostri ospiti che parlano. Beh, non ci vuoi neanche far parlare. Tu parli un po' troppo però, perché durante le pause si sente sempre la tua voce, però questo ci fa piacere perché sei esuberante, no, perché ti trovi superare, bene. Sì. Dimmi. Allora, una panoramica su queste abruzzesi. L'Aquila che dopo 3 pareggi consecutivi torna alla vittoria, è un segnale importante, Bruno. Sì, prima di questi pareggi aveva fatto un paio di vittorie comunque, e quindi è terza in campionato. No, dicevamo prima che sembra un controsenso vedere per esempio l'Aquila che deve andare a giocare a Trieste, la Triestina deve andare a giocare ad Arzachena in Sardegna, con spese enormi, quando poi lì avranno una percentuale del 18-20% dall'incasso locale, ma sarà un incasso di 500 persone. Non lo so, è una cosa... Comunque, l'Aquila va bene, un po' meno bene va l'Avezzano, che sembrava in ripresa, però adesso ha beccato una buona bastonata ieri, e insomma, e l'Aquila è a 3 punti da Rieti, sta facendo un ottimo campionato. E invece Chieti, la situazione di Chieti che è molto critica, 5 giocatori ceduti, e domani si discuterà anche in tribunale l'istanza di fallimento per il Chieti, quindi è veramente un momento triste per quella società neroverde. Come vedi il futuro, Bruno? Non ha futuro per adesso, perché deve adesso appunto il tribunale deciderà, poi se fallisce riparte dalle ultime categorie, probabilmente riparte dall'eccellenza, dalla promozione, però con la garanzia di una società che possa appunto garantire quei campionati, insomma. Peccato, perché Chieti l'ho allenato 2 anni, ha avuto negli anni precedenti, anche 20-30 anni fa, delle ottime performance, buoni campionati, quando c'era Angelini, padre, presidente, tutte queste cose qua. Invece adesso vedere Chieti ridotto in questo modo, e mi immagino quello che può essere per questi ragazzi quando vanno a fare gli allenamenti, non credo che non avranno avuto stipendi, certo. E non ci sono attrezzature importanti, non c'è fiducia in nessuno, insomma è dura, Punto. Poi c'è stata anche questa storia delle lettere anonime, proiettili rivolte al presidente, minacce, veramente una situazione buia, i 94 anni di storia del Chieti, forse questo è il momento veramente più triste, più buio. E invece sorride il San Nicolò, che oggi ha visto Morris Molinari, hai visto questa partita con il Castelfidardo. Noi purtroppo non abbiamo le immagini ancora perché non sono arrivate dal pool che ce le fornisce, però hai visto un San Nicolò in gran forma? Ma ho visto una bella partita, una partita difficile, complicata per il San Nicolò, e devo dire, insomma, devo fare i complimenti a Epifani, insomma, che sta facendo un campionato, soprattutto l'ultimo periodo, strepitoso, ma soprattutto i complimenti anche a Gianluca De Angelis, che è l'allenatore del Castelfidardo e che i tifosi teramani conoscono benissimo, che ha messo in grande difficoltà la seconda in classifica, quindi sia a livello tattico che a livello fisico. Si trovavano in vantaggio fino verso la fine della partita, poi c'è stato un calcio d'angolo e un errore del portiere e la partita poi l'ha vinta anche meritatamente il San Nicolò, avendo sfruttato le poche occasioni che gli sono capitate. Quindi merito al San Nicolò, anche se oggi insomma se l'è sudata. Facciamo una parentesi di pallamano. Francesco, raccontaci la Farmapiù di quest'anno. Belle ambizioni da parte del presidente Remigio, che è l'anima di questa società. Sì, il presidente ci tiene sempre molto alla squadra e ci dà sempre una carica in più, diciamo. Quest'anno squadra rinnovata, abbiamo preso uno straniero argentino, Ignacio, che ci sta dando una grossa mano quest'anno.
Le ambizioni sono comunque ripetere il bellissimo campionato fatto l'anno scorso con certamente un qualcosina in più. Arrivare in Coppa Italia sarebbe, nelle finalette di Coppa Italia sarebbe un bel risultato, ma quest'anno soprattutto abbiamo tutte le possibilità e le carte in tavola per poter fare, per poter dire la nostra nei vertici della classifica. Noi diciamo fatta sfiorata l'impresa, ma l'impresa secondo me l'ha fatta il Carpi ieri a uscire da Città Sant'Angelo con 2 punti, anche se ha vinto i rigori. Noi adesso mercoledì avremo un altro test importantissimo contro il Romagna, secondo in classifica, dove sarà importante per noi prendere i 3 punti per rilanciarci in corsa campionato. Tu sei un perno di questa squadra. Io indispensabile ormai da quanti? Questo è il mio 6° anno che sto a Città Sant'Angelo, sì. Infatti il presidente per me, non dico che è un padre, però ormai sì, uno zio. Sto lì da tanto tempo, ma l'ambiente è fantastico, i tifosi ci stanno seguendo moltissimo dall'anno scorso a quest'anno soprattutto, ci stanno continuando a sostenere, è un bell'ambiente, è un bel paese dove si può, lo sport si vive bene. Ma De Carolis si vede Paolo ogni tanto? Ogni tanto. Pure là viene, madonna. E ovunque, ma quella è la sua casa, lui abita penso proprio a pochi metri dalla palazzo. Questo non, glielo, non te lo so dire, però... Sì, ma lui abita, è il suo regno, Città Sant'Angelo. Paolo. Salutiamo Paolo De Carolis. Andiamo in pubblicità, mentre Bruno si farà una chiacchierata con gli ospiti. Sì, intrattengo, ci vorrebbero dei pasticcini, poco. Delle cose. Sì. Lì ci devi pensare tu, un tè, qualcosa. Provvederemo. Un sarto per cucina. No, sempre no, sto scherzando. E la domenica sportiva prosegue con il calcio femminile. Vi ricordo che alle 23.30 potremo vedere le immagini di Pescara-Cagliari. Ieri vittoria di 3-0 per le ragazze di Mister di Camillo sul San Bernardo Lucerna. Abbiamo le immagini dei gol realizzati dalle Neroverdi. È stata una partita in cui le locali hanno giocato una gara diligente, sottomettendo le avversarie, è pericoloso in pochissimi occasioni, tante invece le occasioni per le padrone di casa. Il primo gol al 21esimo del primo tempo di De Bari, il secondo gol sul rigore al 33esimo della ripresa di Innerhuber, al 46esimo del secondo tempo la rete di Marinelli. Eccola qui la rete di Marinelli, e così torna la vittoria il Chieti, che fa sognare i tifosi delusi da questa stagione invece degli uomini della Chieti Calcio. Bene, vuoi pronunciarti? Ti piace il calcio femminile, Bruno? Sì, una volta piacevano le femmine, però adesso, senza il calcio. Le femmine e il calcio, però separati. Calcio insieme, cioè, no, quando io giocavo in Bologna c'era una squadra femminile lì che giocava nelle prime volte. Insomma. E così, insomma, il calcio femminile. Sì, lo apprezzo. Sono aggraziate comunque, anche se delle volte fanno delle entrate violente, insomma, però. Comunque, sai cos'è? Certo. Sono tutte dotate anche muscolarmente, se si può dire così, sì. Insomma, piacevoli alla vista anche. Ma anche tecnicamente, anche sì. Cioè, sì, molte, sono bravissime. Perché, vabbè, non si può. No, c'è anche una tendenza un po', non dico mascolina, ma insomma virile anche nel giocare, perché c'è bisogno di forza. Sì, di forza fisica. Per giocare. Le ragazze del Chieti sono anche molto carine, le abbiamo viste in diverse occasioni, sono state qui ospiti, sono anche... uniscono la forza fisica anche alla femminilità. Alla femminilità, certo. Adesso parliamo invece di pallacanestro, perché c'è un importante evento cestistico di cui ci siamo occupati con una diretta oggi pomeriggio, il derby di Serie A 2 di Girone Est tra Roseto e Proger Chieti. Vediamo i risultati e la classifica in questo girone della Serie A2, li vedremo molto velocemente, soltanto per ricordare che i Roseto Sharks si sono imposti con una differenza di soli 2 punti sui cugini della Proger. Vediamo la classifica.
il Roseto terzo con 14 punti o secondo se vogliamo considerare il Treviso e la Virtus Bologna in condominio al primo posto, mentre la Pro Gerchieti scivola al penultimo posto. La rabbia dopo la partita del presidente di Cosmo, che ha notato i pochi tifosi presenti sugli spalti del Palamaggetti. Enrico Giancarlo. Derby da brividi al Palamaggetti, vince il Roseto 82-80, ma nell'ultimo minuto succede di tutto. Prima di andare ad analizzare la cronaca del match, però, il duro sfogo del presidente della Pro Gerchieti, Gianni Di Cosmo. Una dichiarazione sciocca, ascoltiamola. Abbiamo commentato la partita dicendo che se nel basket esistesse il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato accolto con un abbraccio da tutti, ma le parole del presidente Di Cosmo nel dopo partita sono state un fulmine a ciel sereno. Cosa le è dispiaciuto? Mi è dispiaciuto vedere che la città di Roseto ha piacere di avere la propria squadra in Serie A, la sostiene, è caloroso il pubblico ed è numerosissimo. Quello che mi dispiace è che quella nostra squadra, che oggi avrebbe meritato di vincere, così come ha meritato di vincere Roseto, avrebbe avuto sicuramente, sarebbe dovuta essere stata seguita dal pubblico della nostra città. Evidentemente la città di Chieti non ha piacere di avere una squadra in Serie A, non ne capisce l'importanza e a questo punto, come ho già detto, incomincerò a ripensare al mio impegno da adesso in poi, soprattutto per quest'altr'anno. La mia città oggi, io dico che ha tradito la nostra squadra, la loro squadra. Parole durissime, parole che si commentano da sole, non c'è altro da aggiungere. Se nel basket esistesse il pareggio sarebbe stato, a detta di tutti, il risultato più giusto. Festeggia Roseto con il tiro finale di Kate Davis, che balla sul ferro prima di decidere di non entrare, con la schiacciata di Sherrod per l'82-80 che da sola vale il prezzo del biglietto e con un ultimo minuto vietato ai deboli di cuore. Roseto prova a scappare via 42-27, ma Chieti si rifà sotto più uno nel terzo quarto. Roseto scappa ancora più 9 e il break sa di sentenza, ma Davis e Golden sono indemoniati e si decide tutto all'ultimo possesso. Tecnico a Sergio negli ultimi secondi, passi di Piccoli a 10 dalla sirena con la clamorosa palla della vittoria su rubata di Golden, la schiacciata di Sherrod e la tripla finale di Kate Davis che ha ballato sul ferro. Un minuto finale lungo una vita che ha premiato Roseto e il suo pubblico da categoria superiore. Ma gli applausi sono per tutti, per lo sport in primis che ha potuto festeggiare con un derby da 10 in pagella. Tecnicamente May in uscita dalla panchina ha spaccato la partita, Sherrod dominante sotto le plance per la Proger, Golden e Davis monumentali, la difesa di Piccoli e Sergio e poco più dagli italiani. Giovedì di nuovo in campo, parola ai coach. Nell'ultimo minuto di Paolo Antonio, innanzitutto i complimenti, forse racchiuso tutta la bellezza del derby d'Abruzzo. Potevate vincerla, potevate perderla, l'avete ripersa, l'avete vinta nella fine. Assolutamente, complimenti a Chieti che ha fatto una partita molto solida nel momento in cui noi abbiamo fatto dei break, loro non si sono mai disuniti, sono rimasti in partita e poi, come è successo in casa con Treviso dove ci aveva detto male, gli episodi l'hanno decisa e stavolta siamo stati più fortunati e un pochino più bravi. Come mai avete concesso tutte quelle transizioni fino al ferro tra i Golden, che ha nel DNA quel movimento? Conoscendo Di Paolo Antonio si è arrabbiato molto. Sì, non siamo stati precisi in transizione difensiva, non abbiamo rallentato subito, non abbiamo riempito l'area, un errore tattico sul quale dovremo lavorare in settimana. Quando queste partite qua si decidono per degli episodi, in questo momento qua non ce ne va bene una, direi che però la squadra ha dimostrato di essere viva, ha dimostrato di giocare, di tenere testa a una squadra secondo me molto buona in un campo difficile con un arbitraggio secondo me molto casalingo, soprattutto nel finale ci ha molto penalizzato. Dobbiamo resettare tutto però, prendere le cose positive, dimenticarci delle cose negative perché giovedì ci aspetta un'altra partita. Peccato che prima c'era stata una reazione altrettanto veemente di Sherrod che non è stata sanzionata, per cui una disparità di giudizio, il passo di Piccolo, il passo di Sherrod sulla schiacciata era netto, ha fatto l'arresto a tre tempi, per cui quando le partite si decidono per degli episodi anche le fischiate arbitrali possono avere un peso specifico molto alto. Per chiudere le cifre, in casa Roseto strepitoso May, 22 punti in 24 minuti in uscita dalla panchina con 6 su 8, il 75% da 3. Doppia cifra anche per Smith, Sherrod e Amoroso. Per Brandon Sherrod anche 12 rimbalzi, di cui 5 in attacco. In casa Proger Chieti, monumentale prova di Trey Golden, 29 punti in 38 minuti di utilizzo con 10 su 15 da 2, 23 per Kate Davis con 6 su 11 da 3.
Per il resto nessun italiano in doppia cifra. La differenza, tabellino alla mano, tra Roseto e Chieti è tutta qui. Insomma, colpiscono le parole del presidente di Cosmo, ma ci auguriamo che, passato il momento di rabbia, torni sui suoi passi, perché il presidente ha pensato di rivedere il futuro e gli investimenti sulla Proger. Ripetiamo, senza il presidente di Cosmo è difficile immaginare un futuro importante per questa squadra. Andiamo invece in Serie B, vediamo che cosa è successo oggi nei gironi C e D, dove giocano le squadre abruzzesi. Ecco, qui nel girone C torna a perdere una partita il Teramo, 65-74 in casa del Valmontone. Prosegue così in modo altalenante il campionato dei biancorossi. Vediamo la classifica velocemente: Teramo a 8 punti. Andiamo subito in Serie D, dove gioca la maggior parte delle squadre abruzzesi. Vittoria facile per l'Amatori Pescara con il Taranto, 63-46. Giulianova sconfitta in casa dal Montegranaro per 51-83. Val di Ceppo Perugia 59-73. Corsaro il Campli, Wear Ortona Isernia 71-52. E la classifica del girone D è la seguente: Campli continua a mantenere il secondo posto, Amatori Pescara a quota 12, Wear Ortona e Giulianova a pari punti, 8 punti per entrambe. Sentiamo coach Giorgio Salvemini dopo la partita vinta dall'Amatori Pescara sul Taranto, intervistato da Paolo Toro. Coach Salvemini, contro Taranto, una vittoria netta, mai in discussione, maturata però nella prima metà, poi nella seconda parte un po' di rilassamento, ma sempre ad un vantaggio inattaccabile. Allora, il rilassamento è una cosa che dobbiamo pretendere non si verifichi mai, però purtroppo in molte occasioni è fisiologico e non dobbiamo controllare la nostra emotività e fare in modo che questa cosa non si verifichi. Quindi, detta questa negatività, che è stata una cosa che dobbiamo migliorare, la partita è stata abbastanza sotto controllo. Secondo me abbiamo giocato il secondo quarto migliore della stagione come intensità difensiva, come qualità anche in attacco. Abbiamo avuto equilibrio tra il tiro da tre punti e la palla interna, abbiamo appoggiato parecchie volte terzi tempi al ferro, abbiamo prodotto contropiedi, abbiamo prodotto una buona intensità difensiva, che fino a questo momento sta diventando un nostro marchio di fabbrica ed è quello che dobbiamo sempre mantenere, perché poi nei momenti di difficoltà, se sei solido soprattutto negli aspetti difensivi, poi riesci sempre a trovare qualche cosa di positivo anche in attacco. Bene, che andiamo in pubblicità, tra poco vedremo il servizio su Pescara-Cagliari, perché stanno per scoccare alle 23.30. E dal calcio continuiamo a raccontare altre discipline sportive, come la pallavolo maschile, oggi sconfitta della Sieco Ortona Volley in Serie A2, 3-0, una sconfitta in casa della Mauris Italia Assicurazioni Tuscania per il team di Mister Lanci. Vediamo le immagini di questa partita, una brutta Sieco quella vista a Viterbo, la squadra ortonese non riesce mai a rimanere a galla. Tuscania vince davanti ad un pubblico molto numeroso, la Sieco torna a mani vuote. Era l'ultima giornata del girone di andata, gara purtroppo a senso unico, con i viterbesi a colpire il cuore avversario e conquistare l'intera posta in palio. Il risultato, abbiamo detto, 3-0, 7 di 25-15, 25-19 e 15-20. E questa sera vi proponiamo anche il rugby, una vittoria netta per l'Aquila Rugby. Ecco, sfumiamo le immagini del volley per trasferirci all'Aquila. Era il settimo turno del campionato di rugby, campionato nazionale di Serie A, girone 4. I neroverghi di travolgono
per 54-7 il Paspa Pesaro dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa dilagante. Diversi i cambi messi in campo da Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rutilio con 4 esordi assoluti. Il 15 nero verde parte male, ma con il Pesaro che si porta decisamente in avanti nei primi minuti dell'incontro. Cortes tra i migliori in campo oggi, realizza dopo 10 minuti la prima delle sue 3 mete personali, risponde Campagnolo solo 3 giri di orologio più tardi. L'Aquila imprecisa in touche nel gioco alla mano, mentre il Pesaro si porta gambe e cuore avanti. Il primo tempo termina 14-7. Nella ripresa diversi cambi per l'Aquila e si nota da subito un'inversa tenuta atletica tra le squadre in campo. Filane rotondo di 54-7. Ascoltiamo il direttore tecnico dell'Aquila Rugby, Vincenzo Troiani. Beh, è stata una partita in cui potevamo fare qualche esperimento, abbiamo messo in campo una squadra un po' rivoluzionata, soprattutto tra gli avanti, avevamo messo un 10 che era la prima partita e sicuramente non ha rispecchiato quello che noi immaginavamo, soprattutto nella qualità della gestione del gioco. Il secondo tempo abbiamo invece rimesso in campo un 10 titolare che conosce bene i movimenti del gioco e questo ha permesso di giocare molto più velocemente. La differenza tra il primo e il secondo tempo è stata proprio una velocità. Questa è una squadra che mette in difficoltà le altre squadre se gioca con grande velocità, con grande accelerazione. Il primo tempo abbiamo giocato con un ritmo al di sotto di quelle che sono le normali nostre capacità. Ultime battute di calcio a 5 per ricordare il successo dell'Acqua e Sapone ieri in casa del Futsal Isola con risultato di 2-4, terza vittoria consecutiva con la gestione Ricci. Velocemente ascoltiamo l'allenatore intervistato da Orlando D'Angelo. Mister Antonio Ricci, siamo nel viaggio di ritorno da Roma, terza vittoria consecutiva sotto la sua gestione, la prima in trasferta in un campo difficile per la qualità e il temperamento dell'avversario, per l'ambiente, per tanti motivi, era un test importante, l'Acqua e Sapone lo ha superato. Beh, finora non l'avevo mai detto, no? Ho lasciato questa cosa da parte. Queste erano 3 partite comunque difficili, proprio per non far passare magari un segnale che volevo rendere difficile anche l'impossibile, no, non era vero. E se serve questa vittoria dà ancora più importanza a quello che questo gruppo ha deciso di fare dal momento in cui sono arrivato, un grande impegno, grande voglia di fare bene e tutto questo permette di ritrovare un po' quella fiducia che forse mancava a questo gruppo. E sempre nel campionato di Serie A ricordiamo l'anticipo di venerdì 6-3 tra Pescara e Luparense, i biancazzurri che sono solitari in testa alla classifica. Per chiudere le ultime dichiarazioni dei nostri ospiti, iniziamo dalla pallamano con Francesco Rigante. Avete una partita importante che vi aspetta per recuperare subito questa sconfitta di ieri con il Carpi. Mercoledì abbiamo questa partita importantissima a Imola dove recuperiamo l'ultima giornata di andata, sarà una partita durissima che noi dovremmo sicuramente affrontare nel miglior modo possibile per portare i 3 punti a casa, per noi importantissimi. Morris Carrozzieri, parliamo di Teramo. Carrozzieri, eccolo. Perché l'avevamo nominato all'inizio, il nome è lo stesso, mi sono trattenuta. Allora, Morris Molinari, scusami, cioè, Morris. E poi hanno giocato insieme. Sì, infatti. Hanno giocato insieme e avevo questo nome che risuonava nella testa. Allora, Morris Molinari, parliamo ancora del Teramo, mancano 3 giorni a questa gara infrasettimanale con la Maceratese. Beh, una bella partita, se la deve giocare veramente d'ora in poi se le deve giocare alla morte, perché Teramo non può più sbagliare, non può più permettersi di tornare nel mischione, quindi deve cercare di assolutamente portare a casa soprattutto le partite in casa.
per poi magari andare a fare qualche colpo fuori casa. Gerry Berardi, su di te, di cosa ti occupi adesso? Alleni? Sì, i ragazzi del Roseto, scuola calcio. Invece Bruno Pace che cosa fa oltre a partecipare alla domenica sportiva? Alleno i miei nipoti, perché ne ho cinque, allora ogni tanto ti impegnano, però io comunque per quanto riguarda il Pescara sono contentissimo per questo punto che ha molta importanza, perché ridà fiducia un po' a tutti quanti. E allora questi ragazzi che prima magari un po' di tensione non andavano più negli spazi, magari adesso invece riprendono fiducia ed è bene per il Pescara. E noi ci salutiamo all'insegna di questa previsione ottimistica di Bruno Pace, grazie a Diego Martelli alle telecamere, grazie a Dino D'Angelo in regia. Volevo mandare un abbraccio al collega Sergio Zappalorto per il lutto che lo ha colpito in seguito alla perdita del caro papà. Grazie a tutti voi per averci seguiti, buonanotte, ci vediamo tra una settimana a Rete 8 Sport con la Domenica Sportiva. Un applauso per